Non è nella natura dell'uomo fare ciò che lui faceva, è un'aberrazione. Spesso la paura nasce dalla fantasia, dall'immaginare l'inimmaginabile. Ma è persino peggio quando quei demoni sono reali. Da una storia vera, la frase con cui si spiega che gli eventi descritti nel film sono davvero accaduti rende la storia più attuale e molto più terrificante. Per più di un secolo, il cinema ha dato corpo ai nostri incubi più inconfessabili. Tutti questi personaggi sono stati ispirati dalla stessa storia, dai crimini innominabili di un solo uomo. Si chiamava Macellaio. I suoi crimini, atti di depravazione di una mente malata, hanno squarciato la superficie di una società indulgente, rivelando l'abisso che celava. Quella che in fondo non è che la storia di un ragazzo e di sua madre è diventata fonte di ispirazione per mezzo secolo di orrori. Mi violenta, mi sfrutta, con la frusta mi dà... È una cosa impossibile, non ce la faccio più. Qualcosa di così macabro, così bizzarro, che non possiamo fare a meno di osservare. Da quanto tempo conosceva il signore? Da 7 anni. Che tipo di uomo le sembrava? Beh, lo conoscevo. Era una brava persona, come chiunque altro. L'unica cosa che posso dire di lui è che mi sembrava un po' strano. Tutto cambia nel giro di un freddo weekend con una misteriosa sparizione e una scoperta sconvolgente. Sono la sua Feroni! Dai, fammi all'albese, dai! Legami come una rolata e poi bastonami con rosmarino! Ma dimmi te! Dai, salmistrami la lingua, spaccami la testina! Condiscimi la trippa col bagnetto, dai. Ti piace la carne in scatola? Sì. Apri e gusta allora, solo la tua manzatina. Non lascia perdere. Senti, ti piace la carne della Parietti? Sì. Peccato, c'è il botulino. Prendi me, che sono la tua mucca pazza, dai. Oh, fammi alla brace e fammi bollita. Fammi ai ferri, fammi come vuoi, basta che mi fai qualcosa, bastardo. Che ti amo come una maiala da macello, ama il suo carnefice. Una Lucrezia attesa e impaurita attendeva il suo promesso sposo. La sua reazione fu descritta come il miracoloso e imperscrutabile fenomeno conosciuto come amore a prima vista. Disperata, Lucrezia scongiurò il padre di garantire protezione al proprio sposo. L'immagine più nitida che ci rimane di Lucrezia è però quella fissata da Victor Hugo nel romanzo a lei ispirato. Una donna malvagia e perversa, protagonista di complotti e delitti tra veleni e pulita. Eppure per alcuni Lucrezia fu solo una vittima di giochi più grandi di lei, anche se difficile da credere. La verità, quale che sia, rimarrà comunque celata per sempre. Una santa Lucrezia, continuiamo a dire che è una donna del suo tempo, una donna abituata a vivere nel mondo, una donna capace di essere tra i grandi della storia. Lucrezia svenne quando lo vide. Quindi io raccolgo il fiore giovane. Sì. Ho lavorato parecchio per venirla a prendere. Prima che arrivano le... Ho fatto anche la prima sorella. La grande ormai, come si dice, ha scattata. Non è vero. Beh, allora aggiungi tu del pepe, dai, qualche altra ragazza. Un bravo ragazzo, è aggarbato, quello è gnomo. No, non ne fanno più come a lui. No, aggarbato. E tuo marito com'è? Lucrezia non era quel demone che i pettegolezzi l'avevano descritta, perché una persona non può trasformarsi all'improvviso nella buona duchessa. Ah!
Facciamo un salto indietro nel tempo, lussuria, intrighi, delitti. Al centro di quel mondo una donna misteriosa, Lucrezia, dalla regina del veleno. Qual è il suo segreto? Sì, però non mi fate queste cose adesso. Un euro, un soldo regalo, va, mi violenta, mi sfrutta. Mi fai massaggi, mi mette le pomate. Sincerità, adesso è tutto così semplice. Te che sei l'unico complice. Storia magica. La parola d'ordine è una sola. Vi vedete questi due ragazzi che si baciano? Sono gay. Io quando vedo queste scene mi imbarazzo un po'. Categorica e impegnativa per tutti. Vincere. Pensavo che cagata di canzone, no. Che mi tocca di cantarla perché piace a te, che di musica sicuramente non capisci proprio un pizzo di niente, ma ti esalti se ti suono il motivetto. Metti in giro, ridi pure, tanto già lo sai che la voce di Tiziano Ferro non ce l'hai. Io di ferro ho un'altra cosa. Se non capisco proprio cosa intendi dire. Scusa, sai non farmi essere volgare, altrimenti te lo devo dimostrare. Non me lo so spiegare. Io non me lo so piegare. Io Mauro accolgo te. Non me lo so piegare. Oh, my goodness.